Ciao a tutti ragazzi, sono Joe e eccoci il comeback su Black Ops 2, che tipo tutti quanti odiate Advanced Warfare, odiate Ghost, tutti i giochi, e continuamente dopo 4-5 cazzo di anni che è uscito Black Ops 2 continuate a vedere solo Black Ops 2, ma va bene così cazzo. E tipo a grande richiesta, non è vero, non me l'ha chiesto nessuno, però io non c'avevo niente da fare, ho detto vabbè, registriamo il video sul lavoro che faccio con mio padre. Ora comunque ve ne parlerò, perché tipo molto spesso tipo alcuni mi fanno: oh Joe, ti connetti? No, guarda, sono al lavoro. Che lavoro fai? E quindi grazie a sto video diciamo risponderò a tutti quelli che non sanno ancora che lavoro, che faccio un lavoro, perché lavoro tra virgolette, e che quindi non è che sto a giocare 24 ore su 24, facciamo diciamo 23, però comunque sì, sto giocando tanto. C'ho ancora il tag clan con scritto 6000, perché lavori l'ultima volta che sono venuto su Black Ops 2, ho registrato il video dei 6000 iscritti. Comunque Joe non demorde, su Black Ops 2 è sempre forte lui, incredibile, non si smentisce Joe. Io voglio, stavo dicendo 8-0, bam, morto. Comunque ragazzi, spero che tipo la clip all'inizio che avete visto vi sia piaciuta, era tipo 1800, che quando l'ho fatto tipo ho lato: oddio raga, non ci credo, 1800 in bar, che cazzo, no, questo è il più assurdo di tutti. Comunque ragazzi, spero che comunque ovviamente sta cosa degli edit vi piace, perché mi piace sia editare le clip sia magari farvele vedere, solo che non sono fortissimo da fargli webcam. Comunque allora il lavoro che faccio, allora in pratica c'è mio padre, che mio padre è un imprenditore. Chi non sapesse cos'è imprenditore ve lo spiego al volo. L'imprenditore è colui che c'ha un'impresa, quindi è lui che comanda diciamo gli operai, l'azienda e tutto. Vi faccio un esempio, mettiamo quello che ha creato la Ferrero, non so come si chiamerà ovviamente Ferrero di cognome. Lui è un imprenditore, mentre se mia mamma lavora alla Ferrero, cioè lei tipo sta in fabbrica a cucinare i biscotti, che cazzo ne so, lei è una dipendente, quindi questa è la differenza da imprenditore dipendente. Alcuni mi diranno: Gio, ma la so già questa cosa, raga, portate pazienza, magari c'è qualcuno che non lo sapeva, e comunque l'ho spiegata così per essere un po' più professionali. Dio cane, questo va a dire un tomo, porco Dio, non ci credo. E io cosa faccio? In pratica io ovviamente ringrazio il signore, ringrazio mio padre, vabbè non il signore ma mio padre, che non mi fa andare in giro con gli operai. Anche l'anno scorso ho fatto questa specie di mini lavoro. L'anno scorso andavo in giro con gli operai a magari a costruire, cioè ad aggiustare da qualche parte qua e là, ed è il lavoro veramente ragazzi devastante. Cioè non andate mai a fare il muratore da grande, che vi distrugge, porca puttana. E vabbè, allora io cosa faccio? Io in pratica sto su Excel, che Excel è un programma per computer, un programma diciamo matematico. E in quel programma tu scrivi i nomi degli operai e dici: allora loro in questo giorno hanno lavorato cantiere TO in via Roma e hanno fatto questo e quest'altro. In pratica gestisco la contabilità, si chiama. E dicevamo, ritornando alla storia, al lavoro che faccio, quindi non è che è un lavoro molto fisico che ti distrugge, non riesci a muoverti la sera quando torni a casa, però più che altro è un lavoro che tipo devi stare molto attento a tenere i fogli, perché loro diciamo compilano i fogli, perché io non sono un mago che sa dove sono e cosa fanno. È un lavoro molto organizzativo, devi saperti organizzare, devi saper scrivere su Excel, devi comunque sapere i lavori, perché loro ti scrivono, praticamente tutti gli operai di mio padre sono tipo tutti mezzi cileni, mezzi tipo del Sud America, che parlano tipo: hola amigo chico, andiamo da qualche parte, cioè dai, facciamo video, dai. E me... Io voglio, mi mancava questo gioco di merda per la migrazione host. Potere del ruota. Ciao. Sento puzza che la partita finirà a breve, non so perché, attenzione. Questo qua tipo l'ho soprannominato io, Joy Spot, perché tipo ogni volta che sono su standoff provo questo trick. Magari in ogni video che sono su Black Ops 2 e su standoff vedete che tipo provo questo trick, ma perché mi piace un sacco questo spot. E poi tipo ne ho tipo 6-7 di trick da sto spot. A proposito di trick shot, ragazzi, tra poco, cioè più o meno, oddio quello era vicino, c'era, attenzione. Più o meno tra circa... 2 settimane, 1 settimana e mezza uscirà sul canale di GTF il Gesù Cristo ha annunciato il last, uscirà il mio episodio. Quindi più o meno tra un po' uscirà il mio episodio. Ovviamente prima dicevo che col lavoro mi pagano, quindi mi pagano anche un paio di soldi, e oltre ai soldi della partner, che per chi si chiedesse Gio, ma quanto prendi, Gio, quanti soldi prendi? Non mi vergogno a dirlo che prendo tra gli 8 ai 12 euro al mese. In teoria non è consentito dirlo, però comunque me li fate guadagnare voi questi soldi, quindi non è che siete dovete stare all'oscuro di questo. Non guadagno tanto, ma neanche pochissimo. E nulla ragazzi, spero che questo video vi sia abbastanza piaciuto, non troppo piaciuto, ma diciamo abbastanza piaciuto. Cercherò comunque di riportarvi sempre Black Ops 2, perché a voi piace, a me no. Gioia magari che è quello che piace a te sul canale. Eh sì, però poi prendo 100 likes come Jumbo e non va bene amici. E nulla ragazzi, lasciate un bel like, condividete questo video con i vostri amici, con la vostra ragazza. Non ci avete ragazza, cazzo, mi dispiace, neanche io. Ciao ragazzi. Dio cane, ma che closer di video ho fatto, porco Dio, neanche Favigerio De Carli.